Oddio, ma quanto tempo era che io non facevo un po' di shopping da H&M? Era troppo tempo e quindi sono andata a fare un po' di shopping. In realtà sono andata a vedere qualcosa per il workshop di giovedì prossimo, esattamente giovedì prossimo, non so quando caricherò però questo video. Ovviamente ho trovato qualcosa che mi piaceva e quindi vi faccio vedere subito. Con l'inquadratura non riesco a fare più di così, comunque spero possa andare bene lo stesso. Allora, per €19,99 ho preso questa camicina a righe e vi dico la verità, in realtà avevo visto un'altra maglia a righe, però orizzontali, non verticali così, righe più doppie, ed erano color cipria e nere più grandi. Era un pochino più sportiva, sinceramente volevo quella lì, ma non c'era la mia taglia, quindi alla fine ho preso questa qui. È un carcerata style proprio. E sotto invece ho preso questi pantaloni, vediamo un po' se riesco. Questi pantaloni che non hanno chiusure qui in vita, quindi sono proprio tipo leggings, neri, semplicissimi, un po' elasticizzati. Sì, che puntualmente, non so perché, ma non so quanto si possa vedere dalla telecamera, comunque puntualmente li mettono vicino ai maglioni che perdono pelucchi e questi si riempono di pelucchi. Comunque tanto di spazzoline acchiappapelli ne ho a non finire, quindi ce li toglierò io. Questi qui pagati €14,99 e mi piacciono davvero tantissimo. Penso che mi vestirò così per il workshop di YouTube, però in più avevo preso, giusto per qui sotto penso metterò quelle scarpe che avevo preso da prima donna, nere di pelle con bel tacco, insomma quelle lì. Poi se riesco faccio anche il video di outfit. E poi stavo così per arrivare in cassa quando sono stata attratta da questa collana. Io in genere non amo le cose così grandi e veramente qui sopra avrei preso qualcosa tipo fucsia, insomma, che staccasse un pochino, però questa qui non lo so perché mi piaceva troppo. E vabbè, senza che me la sto a mettere, questo qui girocollo. L'unica cosa è che costava un botto. Sì, è anche difficile da gestire. L'unica cosa, quindi questa qui la metterò sotto il colletto, €17,99 sta robina qui, quindi veramente tantissimo, però non so perché, cioè io in genere non amo questo genere di collane, però mi aveva attratto così tanto, boh, mi... no, c'è qui, mi piaceva tanto, quindi credo che mi vestirò così per il workshop. Mentre girovagavo, ovviamente ho visto altre cose che mi piacevano, non ho potuto prendere tutto, ovviamente, però altre due cosine le ho prese. E voilà! Per €29,99 ho preso questo vestito che mi piaceva troppo. A parte mi piace tantissimo questo colore, veramente tanto, tanto, tanto. E a parte che questo verde fa risaltare tantissimo il rosso delle mie punte, ma a parte ciò, e questo qui penso di poterlo sfruttare sia ora con delle calze pesanti sotto, sia più avanti quando farà più caldo, proprio un passepartout. E questo qui ha una conda particolare, come vedete qui di lato è più corto, mentre davanti, sia dietro che davanti, si allunga. Per non lasciarlo proprio così, io ho preso anche questa cintina, no, proprio al contrario, questa pagata 5,99, speriamo ci stia bene perché l'ho presa al volo insieme alla collana. Vabbè, voi immaginate con sotto calze nere, roba nera, eccetera, spero sia... Vabbè, insomma, l'avevo immaginata così e vi dirò di più. Questa è una delle pochissime volte in vita mia in cui io riesco a pensare ad un abbinamento mentre sto facendo shopping, perché è una cosa rarissima per me. Avevo pensato di poterlo abbinare a questo giacchino in simil pelle, sempre di H&M era questo qui, perché comunque arriva molto molto corto. E quindi mi immaginavo calze scure sotto, quelle scarpe belle alte di pelle nera, che quindi si riprendevano con questo qui. E secondo me stava veramente molto 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 bene e mi piace tantissimo questo vestitino svolazzante. Comunque, svolazzi a parte, vi ho fatto vedere il tutto lo shopping di abbigliamento, poi ho preso altre bustine di queste qui per le spedizioni, perché con queste io di solito vi spedisco i regalini, quelli che vi faccio nei social, quindi vi rimando al box informazioni dove ci sono i link ai miei social, perché io di tanto in tanto, solitamente per le occasioni speciali, magari non so, appunto Pasqua, San Valentino, Natale, insomma, o così quando mi va, vi faccio dei regalini.
Cioè, metto regalo dei prodotti, che ne so, se dovete semplicemente o lasciare dei commenti, insomma, cose così che servono soltanto per me, diciamo, per me è un modo per ringraziarvi, è un modo per giocare insieme, quindi ecco, se vi va potete seguirmi nei social e ogni volta lo pubblico in tutti e tre i social, quindi ci sono prodotti diversi in ogni social e potete partecipare ovviamente a tutti quelli che volete, anche perché non è che ci sono regole o cose, è proprio un modo per me per farvi un pensierino, insomma. E detto ciò, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più di questo piccolo shopping. Io vado a mangiare perché sono le 14:10 e io devo ancora pranzare. Scappo. Ciao!